simbolo della nuova lista, e quel nome, dice solo il cognome, Antonio Ingroia, che è personaggio che ha combattuto le sue battaglie importantissime nei confronti della mafia e anche, non ha piegato la schiena anche a pressioni che hanno avuto, insomma, voi sapete, sono arrivati dei livelli più alti dello Stato, e che adesso corona, diciamo così, questa sua campagna tentando di portare in Parlamento, sotto quel simbolo e sotto quel nome, le forze politiche che in quest'ultimo periodo, diciamo dal governo Monti, ma forse si può dire anche qualcosa di più prima, hanno contrastato le scelte prima del governo Berlusconi e poi le scelte del governo Monti, e infine hanno contestato l'agenda Monti, che io non ho timore di dire qui che è un'agenda ispirata a le forme più aspre del neoliberismo continentale, ma che trova anche una sponda e un sostegno nella versione edulcorata dell'agenda Monti, che è, diciamo così, espressa dalle posizioni del Partito Democratico e del suo capo lista Bersani. In fondo noi non riusciamo a cogliere una grande differenza tra le due impostazioni, anzi, come avete visto, si sente dire continuamente che il problema, per esempio, che è il Partito Democratico è dopo faremo l'accordo, e cerca l'accordo solo in quella direzione. Noi questa posizione la contrasteremo fino in fondo, l'abbiamo contrastata nel corso dell'ultimo anno, Rifondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani, i Verdi e l'Italia dei Valori, la contrasteremo in campagna elettorale, la contrasteremo nel nuovo Parlamento come un raggruppamento di opposizione che tenterà di far valere in quella sede, o farà valere in quella sede, le opzioni per una diversa politica economica e una diversa politica dell'occupazione. La lista superasse abbondantemente, come ci dicono i primi dati che abbiamo, abbondantemente il livello del 4%, anzi si avvicinasse di più al 6 e qualcosa di più di quanto non sia il 4, porterebbe il nostro contributo. Se poi la lista nel suo complesso in Italia e forse anche al Senato, avete visto l'indagine sulle 24 ore che ci dà addirittura in due regioni sopra il 10% al Senato, non facciamoci, io sono sempre per vendere la pelle dell'orso quando la si è conquistata e non dire ai nostri militanti che è facile, è molto difficile, il Partito Democratico metterà in campo tutte le sue energie per recuperare quel voto, quel cosiddetto voto utile, insomma c'è da lavorare molto, però noi pensiamo in Umbria di raggiungere questo risultato.